Buonasera, buonasera a tutti. No, scusate, stiamo facendo una cosa nuova per vedere se funziona tutto. Ora però non so dove vedere. Ah, è qui aggiorno. Qui? Forse ci siamo. Scordo. Ecco fatto. Oh, buonasera a tutti. Speriamo stasera con questa cosa qui nuova che non ti interrompa niente e che possa rispondere a tutte le vostre domande. Allora, siete già tanti. Grazie, grazie, grazie a tutti. Bene. Allora, non so da voi, ma qui da me c'è un gran caldo. E credo che ci sia in tutta Italia. Fatemi pure le domande e cerco di rispondervi il prima possibile. Non chiedete messaggio in diretta perché messaggio in diretta non li faccio, non riesco. Io ho bisogno del mio tempo, della mia tranquillità per fare questi messaggi e poi non sempre vengano tutti. E mi dispiace. Buonasera Enrico, va bene così? Ma mi sa che è una luce nuova. Stasera sono bellissima, eh? Grazie Enrico. Bene, bene. Grazie Alessandro. Allora, dicevo, le persone che non hanno avuto risposta non è perché non voglio, è perché queste entità non vengono da me. Possono andare da altre persone, o forse non sono la persona adatta, o forse non è il momento adatto. Comunque in questo momento, come ho già detto più volte, più che dei messaggi dall'altra dimensione, sto aiutando tantissime persone con la pranoterapia e con la pranoterapia a distanza. E ci sono tanti, tanti risultati. Certo, il medico ci vuole sempre, eh? Io non sono un medico, non sono niente. Io posso aiutare nelle piccole cose, però i miracoli non li faccio io. Dico sempre di andare quando c'è un problema di salute, di andare dal dottore, di fare tutti gli esami, di fare tutte le cure. Poi, se c'è bisogno di un aiutino in più, si può provare a aiutare. Però la medicina sempre prima di tutto. Perché anch'io adopero i farmaci, sicché quando c'è bisogno, c'è bisogno. Tanto grazie a tutti, continuate a salutarmi, mi fa tanto piacere. Tante persone hanno avuto delle risposte che io ho dato dall'altro mese, tutti i messaggi che mi sono arrivati erano tutti messaggi positivi perché sapete che dall'oltre non vengono mai messaggi brutti, sono sempre messaggi legati al bene, all'amore, alla fratellanza. Nell'altra dimensione è un mondo buono, non è un mondo di gente egoista, di gente cattiva come c'è in questa dimensione, no. Nell'altra dimensione è tutta un'altra cosa. Buonasera da Roma. Io sono vicino a Pisa, siamo un po' lontani, ma è lo stesso. Grazie, siete sempre tanti che mi volete bene e io cerco di fare il più possibile quello
che posso fare. L'altra volta vi ho chiesto un grande favore e penso che tutte voi l'avete fatto. Una preghiera per una bimba bellissima, per Lulu, e mi avete aiutato tutti, perché questa bambina sta molto molto meglio, dovrà fare ancora qualche cosa, ma andrà tutto benissimo. E questi sono per me risultati belli, belli, di soddisfazione, perché quello che posso fare... No, Rosario, non avevo niente prima dell'NDE. E ti dico la verità, non ci credevo nemmeno. E non ero nemmeno tanto religiosa. Con l'NDE mi è cambiata la vita. Mi è cambiata la vita a me. È cambiata la vita... anche ai miei familiari, sì. Non avevo nessun potere e non ce l'ho nemmeno ora, perché non dipende da me quello che posso fare, posso cercare di aiutare. Non dipende da me, non sono io. C'è qualcuno che mi aiuta, perché da che sono tornata da questo viaggio, perché io lo chiamo il viaggio, ho sempre qualcuno vicino. Quest'inverno io ho avuto un problema serio di salute e mi è venuto aiutare a consolare anche Padre Pio, che io, vi dico la verità, avevo paura. Ho sempre visto come una persona molto, molto severa, molto... una persona che vedeva molto oltre, e come vedeva le cose buone, vedeva anche le cose che nel passato abbiamo fatto di meno buone, perché siamo tutti umani e tutti abbiamo fatto tante cose. E invece era già venuto un'altra volta, tanti tanti anni prima, e è ritornato stavolta, e questa volta l'ho capito ancora di più, e sento che anche lui mi sta dando una grande mano, e come dico, non sono io, sono dall'alto che vogliono che io faccia queste cose. Mi hanno chiesto, quando io sono tornata dal viaggio, mi hanno chiesto se io volevo aiutare, perché io dopo il viaggio sono guarita, ma non grazie alla medicina ufficiale, grazie a un'altra cosa. E come io sono guarita, mi è stato chiesto se volevo aiutare il mio prossimo. Allora, io per 5 anni ho detto di no, perché non mi sentivo, ma non per egoismo, perché non mi sentivo una persona pulita da poter fare una cosa così grande come era stata fatta a me. E io non mi sentivo in grado di poter fare una cosa del genere. Avevo paura anche di illudere, e ce l'ho ancora, questa non mi è mai passata, perché io dico sempre, io ci provo, però non dipende da me, dipende dalle mani e da quello che mi danno in quel momento. E se io posso fare questa cosa, lo faccio tanto, tanto volentieri, e lo faccio proprio col cuore. E io non pretendo, però un grazie, ma neanche per me, perché questo grazie non va a me, perché io grazie lo dico a chi mi ha aiutato, a chi vuole che io adoperi le mani, a chi vuole che io possa aiutare, non per altre cose, solo per poter aiutare.
e questa è diventata la mia missione e io lo faccio veramente, veramente col cuore. E non mi piace chi specula sulle disgrazie. Questa è una cosa che per me è una cosa troppo brutta. Tutti bisogna vivere, tutti abbiamo bisogno di tutto. Se qualcuno che non dico mai di no, se mi vogliono fare un regalo di qualsiasi genere. Tutti i regali vanno bene, ma un grazie per me è il massimo. Un grazie a me mi ripaga più di tante cose. Io per dedicarmi a questa cosa qui ho lasciato il mio lavoro, avevo un bel lavoro che mi dava soddisfazione, mi dava un bel guadagno perché ero cuoca. Però poi era troppo forte il bisogno di poter aiutare che ha lasciato andare tutto. Mi hanno sempre detto che non sarei diventata ricca, ma non mi sarebbe mancato niente. E infatti è così. E per me la soddisfazione, l'abbraccio di una persona che sta meglio, il sorriso, i cuoricini, per me è tutto. Che belle parole che mi dici sempre, mi fate commuovere, eh? Non mi posso commuovere, stasera mi hanno truccato. Stasera c'avevo una truccatrice nuova. Dunque, cosa? Ho bisogno di una tua parola, Katia. Tutto quello che posso fare. Katia, hai perso un figlio? Ma non ti lascia sola, è sempre lì vicino a te. Ciao, Anna Maria. Anche tuo giovanotto è lì con te. E ora può correre, può cantare, può fare tutto quello che vuole. È felice ora. E te devi essere più tranquilla. Perdona. Se perdoni starei molto meglio. Dammi retta. Chi ha sbagliato pagherà. Ma non ora. Pagherà. Katia, non sei sola. Grazie Mariella, sì. Dopo il mio viaggio sono diventata una vera cristiana. Ma non perché frequento molto la chiesa, no? No, purtroppo la chiesa non la frequento, o molto poco. Perché abbiamo un modo diverso di pensare io e i sacerdoti. Io li rispetto, però io c'ho il mio Papa Wojtyla, che parlo con lui, che me lo sento tanto vicino. Gli ho voluto tanto bene, gliene voglio ancora tanto tanto. Tiziana, hai provato a fare la candela? L'ho detto tante volte, tutte le volte ve lo dico. Fate la candela, vi dà tante soddisfazioni. Perché potete fare le domande. E vi risponde la candela, ma fatelo da soli, così siete sicuri che nessuno vi mette di mezzo. E poi quello che vi chiedo, ve lo chiedo proprio col cuore, diffidate da quelle persone
che fanno le trans a pagamento. Le trans a pagamento non esiste. Se volete fargli un regalo, sì, liberissimi. Potete dare da 1 euro a un assegno con tanti zeri, potete fare quello che volete. Potete dargli una bottiglia di vino o un cestino di frutta. A me è arrivato di tutto, dai profumi agli scialli, a libri, quanti libri mi sono arrivati, che bello, che mi piace tanto leggere perché mi piace sempre provare. Patrizia, riprova, se non è venuta la candela, riprova, forse non era il momento giusto, forse in quel momento non poteva venire, ma riprova. Non stancarti perché non può venire oggi, non può venire domani, però poi viene. La cosa è che magari vi stancate subito, vi fate prendere subito dall'ansia o no, non dovete. Sono cose nell'altra dimensione, non esiste il tempo. E sicché qui un minuto e nell'altra dimensione potrebbero essere 10 anni, non c'è tempo, capito? Sicché sei andata via e la tua mamma è perché era arrivata la sua ora. Andava via anche se stava a casa sua. Non ti devi preoccupare per quello perché c'è un'ora assegnata per tutti. Il momento che nasciamo sappiamo già, meno male ce lo dimentichiamo, poi te lo spiego, Vera, la candela. Sappiamo già quando si nasce, sappiamo già quando è finito il nostro periodo su questa terra. E poi andiamo nell'altra dimensione, che nell'altra dimensione è molto più bello. Un'altra cosa volevo dire per le mamme. Io sono mamma, sono nonna e posso immaginare il dolore che prova un genitore e dico anche ai papà perché noi si rammenta sempre le mamme, ma i papà soffrono lo stesso, soltanto hanno un altro modo di dimostrarlo, un po' perché si sentono uomini forti, uomini duri e non ammettono. Ma i papà soffrono uguali alle mamme. E quando un figlio va via, specialmente se è giovane, è perché si è già reincarnato diverse volte e era già aveva bisogno della nascita e di pochi anni per andare nella luce più bella, nella luce più grande. Sicché capisco il dolore di chi resta, dei genitori, però dovete anche pensare che avete fatto dei figli angeli, che sono già perfetti. Anna Maria, vedi? Io lo posso immaginare perché tutti diciamo, tutte noi diciamo le mamme, ma anche i papà stanno male. Magari non lo vogliono ammettere, non si vogliono far sentire più uomini forti, ma quando sono soli, stanno tanto male. Magari si vogliono far vedere forti davanti alle mogli, davanti agli altri figli, per non fargli stare ancora peggio, però credete, anche i babbi stanno male. Allora, per quella signora che mi ha chiesto della candela, io l'ho spiegato tante volte e ve lo spiego ancora. Dovete accendere una candela, possibilmente bianca o chiara. Metterla in un posto dove non ci sia corrente d'aria. E Rachele, ciao! Puoi testimoniare che tuo nipote sta bene ora?
sta meglio, molto meglio, no, tuo nipote, insomma, Vittorio, e sono felicissima perché ho cercato di aiutarlo in tutti i modi. Allora, accendi questa candela e questa candela, te ci parli in questa candela. A un certo punto si allunga la fiamma. Prima è piccola e poi si allunga. Allora, te fai una domanda e la candela, quando si allunga, te fai conto di parlare con chi vuoi, con un tuo parente, con un tuo amico, con un tuo genitore. La candela si alza quando vuol dire sì e rimane ferma quando è no. Quando prima di incominciare, vedrai che la candela comincia a svettare, a muoversi così. Quando la candela comincia a muoversi, vuol dire che c'è qualcuno per te. Poi, e non sempre, questo è un po' più difficile, però succede che se te guardi bene dentro la fiamma, a volte si forma un volto. E questa è una cosa bellissima. A me, non so se voi vi ricordate, qualcuno c'era di voi, si è formata un volto durante una diretta di una persona che io avevo conosciuto e avevo voluto bene e mi sono commossa forte perché mai più mi aspettavo che venisse questa persona e che mi desse dei consigli. E questo è stata una cosa proprio bella. Allora Patrizia, allora non erano domande giuste. Devi chiedere quando vuoi farlo, se stanno bene, se hanno bisogno di qualcosa. Queste sono cose serie. C'è chi lo fa, ora non dico a te per carità, però c'è chi ci gioca su queste cose qui. E questo non è un gioco. Come chi fa le sedute medianiche per scherzo, che fanno il tavolino, che fanno la tavola, quella con tutti i numeri, no, io non so come si chiama, iurvedica mi pare, ma non lo so. Allora questa cosa qui non è un gioco, non è uno scherzo e non ci si prende in giro. Non si fanno queste cose qui per chiedere i numeri all'otto, sono cose molto serie. Non ci si deve scherzare su queste cose qui. Roberta, allora riproviamo, facciamo un altro ciclo di terapie, eh? E così ti ripassa il mal di testa per qualche mese. Ronny, e non è mai venuto Katia a questo Ronny? Sì che è venuto già. Io sento che è già venuto da te. Ma ritornerà. Ora sai. È bello come me. Allora poverino non è tanto bello. Dai. Anna Maria, ti devi trovare uno scopo. E te lo dico io lo scopo. Te lo do io. Aiuta i ragazzi come era il tuo. Vai a fare un po' di volontariato. Ti daranno tante soddisfazioni perché sono ragazzi super e hanno bisogno di una carezza, anche della tua carezza. Ok? Mi raccomando, Anna Maria, fallo e il tuo bimbo sarà ancora più felice di te.
perché avrai soddisfazioni te e avrai tante, e avrà tante soddisfazioni lui. Non è tempo per te. Te devi ancora fare tanto. Hai già fatto tanto, hai fatto tanto per lui, ma lui ora vuole che tu aiuti gli altri ragazzi. Non c'è bisogno di età, vanno bene tutte le età. Vai in questi, o aiuta se conosci qualche mamma, magari, che ha bisogno di andare a farsi i capelli e te li stai con tuo figlio o sua figlia, o vai a dare una mano in qualche ospedale che hanno sempre bisogno. Anche per portare solo una parola. Ecco Silvia, quella tavola lì. Ma non sono giochi da fare. Io ho visto delle cose molto brutte, con questo coso, con questo metodo. Sicché queste cose vanno fatte col massimo rispetto. Tutte le cose che parlano dell'oltre vanno fatte con tanto rispetto. Rosario, ogni tanto devono fare anche delle altre cose, poi tornerà sicuramente, perché ho detto, nell'altra dimensione non esiste il tempo, sicché possono venire subito, possono venire dopo un po' di tempo. È vero, si dà e si riceve moltiplicato, è vero, è vero. Quelle che non vedo, non vedo ora, poi le scopro dopo, i messaggi che mi passano, perché siete molto veloci. Ecco, Roberto, hai ragione. Ce n'è tanti, tanti. Guarda, appunto, la settimana scorsa, non so se avete letto i giornali, qui in un paese qui vicino, a pochi chilometri, una signora, una medium, ha carpito, fammi sentire, 13 milioni di euro. Ha messo di mezzo due o tre persone con dei contatti che io non credo che siano stati contatti veri. Comunque, ha saputo girare e rigirare queste persone e quando poi si sono resi conto della truffa, allora poi li hanno denunciati, ma non sono soli. Cioè, questa perché è stato un fatto eclatante di tanti tanti denari, ma ci sono anche tante persone che lo fanno anche con un po' meno, però è sempre, cioè, un regalo si può ricevere, però non esiste la tariffa, non esiste proprio, e non esiste nemmeno per quello che faccio io, cioè la parcella si paga a un medico, non a una persona che aiuta così. Capito? Il medico sì, perché il medico ha studiato, il medico ha una laurea, io non c'ho mia nulla. Posso aiutare? Sì, però non posso dare le certezze perché io non le ho le certezze. Ciao Andrea. Caterina, prega per tuo figlio e sai cosa vuole tuo figlio? Che assolutamente tu non pianga. Tuo figlio starà sempre meglio se riesci a sorridere, se riesci a aiutare il prossimo, se canti, perché una volta mi è stato detto che cantare è come pregare due volte.
Oh Silvia, questa gente qui non ha faccia, non hanno niente. So che hanno arrestato tutti, però, perché c'era di mezzo anche il marito, insomma. Beh, vabbè, tanto se non succede niente qui, perché qui poi no, cioè qui non. Noi non possiamo giudicare, ma verremo giudicati dopo. Non siamo noi. Noi sulla terra, cioè io no, però ci sono i giudici, possono dire qualcosa, possono sì. Qualcuno va in prigione, qualcuno no. Ma tanto questo non conta niente, è quello dopo che conta. È il giudizio dopo, quello sì. Ecco, Caterina, assolutamente non vuole tuo figlio che tu pianga, perché se te piangi, lui lo fa star male. Lui non si sente libero. Sicché, basta, ora vai a farti, vai a lavarti bene il viso, bevi un bicchiere d'acqua, cerca di sorridere. Se qualche volta sei in crisi, mi chiami. Facciamo due parole, magari ti faccio fare una risata. È questo che vuole tuo figlio. E tutti i figli vogliono questo, no, non solo il tuo, tutti. Sì, Elisa, qualche volta sì, qualche volta li vedo, qualche volta li sento, qualche volta li percepisco, cioè mi parlano nella testa, nell'orecchio, ma a volte si fanno vedere, a volte mi fanno vedere delle cose che hanno fatto, delle cose per farsi riconoscere. Chiara, io ho sentito mio babbo dopo tanti, tanti anni, è stata una bella esperienza, ma ci è voluto tanti anni prima che lo sentissi, forse non era il momento giusto che lo sentissi, forse non ero ancora pronta, forse non me lo meritavo ancora. No, non bisogna piangere, perché a loro fa molto molto male sentirci piangere. Non si può. Anche te, Elisa. Scusa, perché piangi? È uno sfogo. Beh, allora sfogati cantando. Metti la radio a tutto volume e mettiti a cantare. Ma se piangi, ti sciupi gli occhi, lo fai star male. Fai star male chi sta nell'oltre. È una preghiera quando ti senti tanto giù. E se no mi fai un chiamo, eh? Maria Luisa, lo so, il male c'è, il male esiste, ma il male esiste qui, non esiste di là. A me non me l'hanno fatto vedere l'inferno, a me mi hanno fatto vedere il paradiso. Eppure, insomma, anch'io i miei sbagli, i miei errori li ho fatti. Ma io non l'ho visto il paradiso. E io qualche volta ci ho parlato con qualcuno in alto e mi ha detto che l'inferno è qui. È una trovata del Medioevo, dei preti, per farci paura, per farci fare le cose come volevano loro. Perché c'è tanta ipocrisia anche su questa cosa qui. Io mi sento molto più cristiana di tanti cristiani che sono fissi in chiesa o che. Cristina, mi chiami?
su Facebook c'è il mio nome, c'è il mio telefono, se no se non c'è l'amicizia me la chiedi e poi ci presentiamo. Brava Laura, brava, bravissima, canta, canta sempre, ti fa tanto bene cantare, fa bene a te e fa bene lassù, hanno tanto bisogno di canzoni. Il diavolo sì esiste, ma esiste qui sulla terra, non c'è di là si, cioè, e rimane qui. Difatti la cattiveria è tutta qui, nell'oltre non c'è la cattiveria. E poi ricordatevi, quando si va di là, il Signore perdona tutto e tutti. Bisogna essere anche noi a pentirci. E non è vero che chi in un momento di grande crisi, un momento di dolore, in un momento di disperazione, si toglie la vita, va all'inferno. Ma non è vero niente, non è vero niente. Ci vuole magari un po' più tempo, perché di là, io ve l'ho spiegato tante volte, di là c'è una scala. Si vede. Io, qualcuno che ha fatto la pubblicità del caffè probabilmente è andato nell'oltre, perché guardate che quella scala che fanno vedere quando si va su somiglia molto, somiglia moltissimo. Io mi ricordo però che ho visto la scala, però c'era anche la balaustra, invece in quella che fanno vedere non c'è. E quando si va di là c'è tutti gli scalini da salire, con più si va in alto, con più si va nella luce, sempre più bella, sempre più forte, sempre più pace, sempre più amore. Allora i ragazzi, i giovani, i bambini non fanno neanche la scala, praticamente prendono l'ascensore, vanno su subito perché sono già anime pure. E anche le persone che hanno sofferto tanto in questa vita, le persone che hanno avuto malattie molto gravi, che sono state tanto ferme, le persone che hanno avuto delle disabilità, quelle lì l'hanno già avuto qui l'inferno su questa terra, poverini, perché hanno già sofferto tanto, e sicché vanno subito nella luce. Però poi tutti gli altri, io e tutti, ci abbiamo da questa scala e si va uno scalino alla volta. Quando si va di là, si vedono le nostre cose che abbiamo fatto, si vede come un film, no? E ci viene chiesto se ci pentiamo di quello che abbiamo fatto. Sì, ci si pente tutti. Poi chi non si pente, chi dice no, io ho fatto bene così, e allora rimane fermo su quello scalino. A volte per salire queste scale c'è chi ci mette un anno, due, un mese, e chi ci mette 30 anni, perché magari ci vuole più tempo per capire, più tempo per rendersi conto di quello che ha fatto. E allora poi piano piano, con più va avanti, con più si rende conto e con più sale la scala. Oh, grazie Olli, capito Maria Luisa, soffri tanto, ma io non so come poterti aiutare, ho provato tante volte, ma forse non sono la persona giusta per te, che non riesco a poterti aiutare, sai, lo vorrei fare tanto volentieri, Ma sicuramente, Santa, sicuramente.
però pensa che è in un posto bello, è in un posto bello dove c'è solo amore, c'è solo cose belle, tanti amici. Riuscirà poi a comunicare. C'è chi riesce prima, c'è chi riesce dopo, c'è chi viene da me, c'è chi va con la telescrittura, c'è chi va con la registrazione. Ci sono tanti modi per farti sentire e tanti modi, cioè, c'è tante persone oneste. Perché ci sono le persone oneste. Io vi dico solo, non fatevi spennare da questi sciacalli, che purtroppo ci sono. E quando una persona è nella disperazione, io posso capire che uno si aggrappa a tutto, perché quando uno sta proprio tanto male, qualsiasi cosa che uno gli possa dire, mi fanno sentire bene, però sono sciacalli. Nada, se venisse il tuo babbo, io quando questi messaggi io li leggo tutti, non tutti stasera perché sono tantissimi, però li leggo tutti e piano piano, un po' alla volta. Rispondo a tutti. E dove non rispondo è perché purtroppo non ho avuto nessun messaggio. Però quando ho un messaggio io rispondo sempre. Oh. Buonasera, buonasera, buonasera. Poi si ragionava. Vi dicevo della chiesa, c'è una grande speculazione anche sulla chiesa. Vi ho già detto che sono una devota di Sant'Antonio e tempo fa sono ritornata perché ne sentivo il bisogno. No, ma non mi mandate messaggi privati ora, per favore, no, no, no. Ma c'è una speculazione. Sono andata di nuovo in cattedrale da Sant'Antonio, che era una persona così umile, così buona. E vedere che dentro la chiesa, dentro la chiesa, è tutto a pagamento. Vi dico questa perché mi è rimasta proprio alla gola. Allora, non si possono più accendere i ceri. Io ero andata per devozione, volevo accendere un cero per la mia famiglia e un'amica mi aveva dato i soldi perché l'accendessi uno per la sua famiglia. Con devozione. Allora, si possono comprare i ceri, però non si possono accendere. Vanno comprati mica a pochino, eh? E poi vanno lasciati lì. Vanno messi in un contenitore. Vanno messi tutti lì. Allora, io l'ho fatto perché l'ho fatto per questa amica. Però per me non l'ho fatto. E sapete perché? Perché quando la chiesa viene chiusa, rilevano tutti i ceri da questo contenitore e li rimettono in vendita.
Allora, a me questa cosa qui mi ha dato fastidio, perché non trovo una cosa giusta. Poi, dentro la chiesa, ero con un'amica, ha avuto bisogno di andare un attimo in bagno. Era dalla mattina che eravamo fuori casa. Beh, per andare in bagno in chiesa bisogna pagare 1 euro. Vi sembra una cosa giusta? Che devono far pagare anche questo? La vedete? Vedo che anche in altre chiese succede così. Io andai a Assisi tanti anni fa, andai in viaggio di nozze, figuriamoci. Sono quasi 50 anni, però si potevano accendere i ceri. E qui c'è, a Livorno c'è la Madonna di Montenero, non si possono accendere dentro la basilica, però fuori la basilica c'è una cappella con la Madonna e lì si possono accendere. E questa cosa qui io no, no, non la metto. Ma perché devono speculare così? Ah, un'altra cosa vi devo dire, perché questa poi non me l'aspettavo, ci sono rimasta malissimo. Dunque, sì, a Sant'Antonio, durante la messa non si paga l'ingresso. Quando non c'è la messa, si paga l'ingresso. Noi siamo entrati che c'era la messa. Abbiamo preso un po' di messa e poi sono voluta andare da Sant'Antonio perché c'ero già stata l'anno scorso, ma sentivo il bisogno di ritornarci. E sono andata. No, difatti io non attacco la chiesa, attacco chi la governa. Perché io sono molto credente, eh? Sono molto credente, ma non credo, non mi piace chi comanda. Attenzione, è questo. Ma mi si è fatto perdere il filo. Ah, siamo andati, poi se abbiamo girato tutta la cappella che ci fanno girare veloci perché la gente deve passare. Va bene. E in quel momento era finita la messa di dietro e sono usciti, c'erano cinque sacerdoti che hanno celebrato la messa e dietro c'è un corridoio grandissimo che da una parte ci sono tutti i confessionali e da una parte invece ci sono tutte le sculture, se l'avete visto, se ci siete stati, è una cosa bellissima. Questi cinque sacerdoti erano scortati dalla guardia del corpo e siccome io e questa amica si stava guardando queste sculture, ci hanno spinto da una parte, proprio quasi contro il muro, per far passare questi sacerdoti, che eravamo noi e no, non c'era gente in quel punto lì. E io mi sono tanto meravigliata, ho detto, ma o era successo qualcosa e noi non si sapeva e non ci hanno detto niente, però non mi sembra nemmeno giusto che ci siano le guardie del corpo in chiesa. Ma dove esiste? Ma non c'è più religione allora, non lo so, non mi pare. Paolo Poli, non ti capisco. Sì, non mi piace la speculazione che c'è in chiesa, no, non mi piace. Come non mi piace che ci siano tutte le cose a pagamento. La messa per un defunto a pagamento.
il battesimo a pagamento, il matrimonio a pagamento, il funerale a pagamento. E se uno i soldi non ce l'ha, cosa deve fare? Un povero Cristo che muore non può avere la benedizione perché non c'ha i soldi da dare al prete? Ma questa è una grande vergogna. Queste cose qui le dovrebbe sapere il Papa. Con tutti i soldi che hanno che ha il Vaticano non possono aiutare questi poveri disgraziati. Con tutte le chiese, con tutte le case chiuse, gli istituti che ci sono, le colonie e tutto, ma perché non danno case a questi poveri disgraziati che dormono in macchina? Io non è che sia razzista, per carità, perché in casa mia sono entrati tutti, tutti i colori, tutti, per me siamo tutti uguali. Io parlo non solo per gli stranieri, ma parlo per gli italiani. C'è tanta gente, povera disgraziata, che dorme in macchina, che non hanno niente, che hanno perso tutto. E con tutte le cose che ci sono, nessuno mette a disposizione queste cose qui. Ma si scherza per davvero? Ma anch'io non faccio pagare una messa. Io la dico per conto mio una preghiera. Gliela dico tutti i giorni, quando mi pare. E non c'è un'ora stabilita. La dico quando mi sento, quando ne ho voglia. E vado in chiesa quando ne ho voglia, possibilmente quando non c'è gente, perché se io voglio parlare con qualcuno di lassù, voglio che mi senta, anche se gli parlo solo col pensiero. Mi deve sentire, ma se c'è gente, se c'è tutte queste speculazioni, a me mi fanno rabbia queste cose qui. Ma non perché io sono tirchia, per l'amor di Dio, sono una persona più semplice e generosa che possa esserci. Non mi piace questo tipo di speculazione. Ma vi rendete conto che mandare un bambino a un asilo privato delle suore ci vuole uno stipendio? Una volta le suore, ma tutti devono campare, tutti devono vivere. Ma ora è un'assurdità. Ci vuole uno stipendio. E se sono in due a lavorare, forse ce la fanno, forse. Qui c'erano delle suore che hanno fatto pagare l'asilo a dei bambini che purtroppo non sono più potuti andare per problemi di salute e li hanno fatto pagare tutto l'anno. E hanno fatto un mese d'asilo. Ma si può, ma dai. Mi fa piacere, Serena. Di queste cose bisognerebbe che venissero dette di più perché grazie Serena, perché è inutile nascondere la testa sotto la sabbia. Ora non vengono più a benedire la casa perché c'era la pandemia, ma anche quando non c'era la pandemia qui venivano ogni 3 o 4 anni. Un paesino come il mio, veniva diviso in quartieri, e un anno un quartiere, un anno un altro quartiere, ma vergogna, i sacerdoti di prima facevano tutto. Io volevo sapere tutti devono avere tutto, per carità. Però so che qualche sacerdote non ha dato neanche la benedizione perché c'erano stati dei casi di Covid, però con la mascherina, se poi aveva tanta paura, magari doppia mascherina e guanti, se aveva tanta paura. Poi sono malattie che possono venire, non possono venire, non tutti abbiamo cercato perlomeno
Io ho cercato di tutelarmi, però a chi viene, viene. È librosi, è vero, eppure Santa Teresa quanto ha lavorato nel librosario, eh? Non si è mai tirata dentro a niente, ma ora non succede più, ora non c'è più la fede, sì. L'acqua benedetta te la danno, però in chiesa l'acqua benedetta non c'è più, anche quella per via. Vabbè, io sono cose che ammetto poco. Anche l'acqua benedetta vendevano a Padova, boccettine piccoline così, 1,50 euro. Si compra una cassa d'acqua da Coop. Allora, i bambini, anche su quello c'erano grandi speculazioni. Beh, vabbè, sono cose troppo. Mi farebbero arrabbiare troppo queste cose qui. Ci sono i genitori che chissà cosa farebbero per avere un bambino che non hanno. Che potrebbero dare a un bambino intanto tanto amore, poi gli potrebbero dare una casa, gli potrebbero dare tutto quello che un bambino possa avere. Anzi, i bambini che sono stati adottati hanno sempre molto di più, perché forse gli è mancato prima e quando un genitore è così, gli vuol far sentire ancora più bene di quello che ha. È tutta una speculazione, io queste cose qui mi fanno proprio andare in bestia. Io penso che da tutte queste cose brutte che stanno succedendo ci sia un perché. Perché a me me lo dissero proprio tanti tanti anni fa, appena dopo che io mi trovai a fare queste cose, mi trovai che non sapevo come dovevo fare, come dovevo comportarmi, come dovevo reagire. E mi sono ritrovata a parlare con persone che mi hanno spiegato perché non è stato facile e non è stato semplice il mio viaggio, cioè il viaggio sì è stato semplice, ma il dopo? Perché nessuno mi credeva, perché ora se ne parla liberamente da tutte le parti, senza. Ci sono libri, ci sono tutti, ma quando è successo a me? A me è successo 40 anni fa. Queste cose non se ne ragionava, era proprio tabù. Sicuramente tanti l'avevano avuti prima di me, io non ero mica la prima, per carità, però tutti zitti, tutto silenzio, perché ci consideravano un po' come streghe, o che ci eravamo immaginato le cose. A me mi è stato dato un sacco di titoli, specialmente dal signor Cecchipaone. Dal professor Morelli, che sono stata molto offesa, dal CICAP e anche da un sacerdote, ma mi ha offeso bene in diretta. Ma
Io avevo qualcuno che mi ha tenuto tranquilla. Anzi, mi offendevano e io ridevo. Perché mi dicevano assolutamente non rispondere perché cadresti nel basso come sono loro. Allora dicevo, a me mi ci è voluto tanto tempo per capire. Poi ho conosciuto delle persone e mi hanno spiegato. Persone che avevano già fatto il mio percorso, mi hanno fatto leggere dei libri. Serena, senz'altro avrei stima, a me mi sono stata offesa in diretta, te lo dico anche, a Canale 5. Sono stata proprio. Ho detto delle parole brutte, dai. E allora ho cominciato piano piano a capire che. Non ero diventata matta, ma veramente mi erano successe queste cose. E allora io ho cominciato a cercare sempre di più, la verità su quello che mi poteva essere capitato. E poi ho letto tanti libri. I primi che ho letto sono stati quelli di Massimo Inardi, che erano molto belli. E poi ne ho letti tanti, tanti, e mi sono ritrovata in tante cose. E allora ho capito che non era una mia illusione, ma era una cosa vera. E allora poi ho cominciato a capire sempre di più, a frequentare persone che avevano una cultura diversa, molto, molto diversa dalla mia. Cioè, io sono una persona che non ha studiato, però ho cercato sempre nel mio piccolo, di capire e mi sono sempre voluta andare avanti, perché andando avanti capivo sempre di più. E poi mi è stata fatta questa proposta e questa proposta, ho detto, ci è voluto 5 anni prima di dire sì, perché io ho dovuto rinunciare al lavoro, perché era diventata una cosa insostenibile, troppa gente, tutte le ore, e non era possibile. Mi cerco, e allora sono stata a casa e dicevo a tutte le persone, cerco di aiutare il più possibile. Certo, devo dire anche questo. Ogni tanto mi arrabbio, ogni tanto mi arrabbio perché capisco il dolore delle persone, però bisogna essere anche un pochino educati, eh? Se non rispondo, non mi dovete offendere perché non ho risposto, perché sono una persona ignorante. Se non rispondo è perché non ho avuto contatti con le persone che voi volete. Non è colpa mia se l'entità da me non voglio, cioè se quelle entità non vogliono venire. E non è nemmeno giusto che venga offesa, perché io quello che faccio lo faccio tutto. Lo faccio col cuore, lo faccio volentieri, non chiedo mai niente a nessuno. E magari c'è delle persone che capisco in un momento di disperazione, però bisogna avere anche
Bisogna avere anche l'umiltà di chiedere le cose per benino, perché non dipende da me se le entità non vogliono venire. E come? Sì, sì, offendono, e come? O magari che telefonano magari nelle ore del riposo. Qualcuno ha telefonato anche a mezzanotte e mezzo. Insomma, non è nemmeno giusto, perché io ho famiglia e non è giusto che la mia famiglia si svegli perché te vuoi parlare per forza con un'entità. Non dipende da me. Vabbè. Io ho cercato di farlo capire a queste persone e spero che capiscano che non è una cosa, non è il telefono che suona e io mi metto in contatto, sarebbe troppo comodo, allora potresti farlo da soli. E sono cose che quando possono vengono e parlano. Mi dicono delle cose, mi dicono anche delle cose belle, però non è detto che tutti possano venire. E poi non è detto che tutti debbano venire da me. Sapesse quante siamo persone che fanno questo lavoro, questa missione, perché non è un lavoro, questa è una missione. E lo facciamo tutti. Con consapevolezza, con amore, con tutto. Guarda Caterina, se viene questo Andrea, ma sicuramente, se posso aiutarti, se Andrea si fida di me, perché bisogna dire anche questo, bisogna dire se io piaccio a Andrea. Se Andrea si fida di me, perché non è mica detto, sai. Può darsi che Andrea voglia andare con qualcuno che ha altre sensazioni. Perché siamo tanti, tanti veri. C'è anche qualcuno fasullo, ma siamo tanti veri. Perché piano piano questa cosa del viaggio tante persone si sono fatte avanti. Non dico di essere stata la prima, no, però sono stata una pioniera. Già nel 2001, sono passati tanti anni che cominciai a parlarne, perché uscì un film e poi io faccio parte di un'associazione no profit, grazie mio Dio, che ha cominciato a raccontare di queste cose. E allora qualcuno l'ha letta e ha visto, ho fatto qualche cosina, ero stata invitata in qualche convegno, ma tutti qui in zona, perché io non mi sposto. E piano piano sono venute fuori tante persone, tante, tante persone vere. Sicché in mezzo a un cesto ci può essere due o tre persone marce, ma tutte le altre sono tutte buone. Sicché andate con fiducia. Però chiedete prima come operano, perché poi se no fra questi tre o quattro marci sicuramente c'è qualcuno che vuole speculare, e allora attenzione prima. Beppe, tu sapessi, ora un po' meno, però di offese ne ha avute tante.
Ma io no, vado avanti lo stesso. Sai, come diceva la mia nonna, male non fare, paura non avere. Io non ho mai fatto il male a nessuno, non ho mai speculato con nessuno, non ho mai chiesto niente a nessuno. Sicché per me possono fare quel che vogliono. E non vi credete. Quelli che dicono che non ci credono, che qui, che là, non è vero niente. Quando poi hanno bisogno, vengono anche loro. E poi gli dico, non lo dire, non lo dire. No. Sì, Rachele, può succedere, sì. Fai del bene avrai. Sempre. Sempre cerchiamo di aiutare il prossimo come si può. Non è detto che si debba. Non tutti hanno la possibilità di fare fare dei grandi regali, dei grandi carità. A volte basta un abbraccio, a volte basta un sorriso per poter aiutare, per poter davvero non ci vuole tanto per sentirsi amati, basta poco, però fatto col cuore. Ma grazie, Rachele. Sicuramente, Graziella, hanno paura. Hanno paura e vogliono nascondere. Hanno paura di quello che gli puoi dare, che gli puoi dire, perché hanno tutte cose da nascondere. A volte basta poco. Una persona che ha bisogno, ora si può dare un abbraccio, dare un sorriso, dare la mano, un caffè non costa niente. E questo è bello, ti dà soddisfazioni. Simone, intanto vorrei sapere il nome del tuo papà, perché se io ho il nome è più facile che poi riesca a capire, perché a volte mi dicono il nome loro, però non mi dicono per chi è il messaggio. A volte mi danno il messaggio, mi dicono è per Valentina, però non mi dicono chi è, perché a volte riesco a vederli, proprio vederli di persona, ma a volte no, non li vedo, sento solo le voci, sicché non è semplice, perché devo pensare, e sapete che io sono nonna a tempo pieno, eh. Ora poi finisce la scuola, sicché la mia piccolina ce l'ho tutti i giorni dalla mattina, sicché il tempo mi rimane la sera dopo che lei va via. È così bello essere nonni, non ve lo immaginate nemmeno. Ok, Martinelli. Io sono la cugina Martinelli. Maria Luisa, il mondo degli spiriti è bello. Io ti consiglio di leggere qualche libro. Perché sì,
C'è qualche film bello, però sarà che a me piace tanto leggere. E io quando leggo me lo faccio nella testa il film. Cioè, se una cosa non la capisco bene, la rileggo un'altra volta. Perché io voglio sempre capire. E allora me lo costruisco il mondo nel pensiero, capito? E secondo me a leggere si capisce ancora meglio. Ce ne sono tanti libri belli, tanti. E, ti consiglio quello della signora Anna Maria Squeri, che il cielo m'aspettava, che è molto bello, e gli è stato dettato dal figlio, senti, proprio bello. Poi ti ho detto, un medico ha scritto tante storie, ha scritto anche la mia, dottor Davide Vaccarin, e il libro si chiama NDE, Edizione Mediterraneo, e anche lì c'è tante storie e ti spiegano, cioè sono tutte persone che come me sono andate nell'oltre e hanno visto e hanno sentito e spiegano quello che hanno visto, quello che hanno sentito. Poi ci sono anche i libri più importanti, quelli di Roll, che sono molto belli, tanti, il mondo, questo mondo qui ce n'è tanti libri belli. Grazie. Ma sicuramente Monica si sono ritrovate, sai, solo che è da vedere se hanno già raggiunto il solito scalino, se uno un po' più in basso, uno un po' più in alto, ma poi se non è ora e dopo, comunque si trovano sempre. Allora, in diretta, per favore, no. E grazie a voi che mi state... Perdete il vostro tempo con me. Spero di portarvi un pochino di leggerezza, un pochino di pace, un pochino di amore verso il prossimo, che ce n'è tanto bisogno. Ale, forse tuo papà è sempre in viaggio, sai? Un'altra nipote? Ma sì. Ah, a proposito di nipoti, c'è un sacco in viaggio. Ora è un periodo, sono nati diversi bambini e c'è tante mamme in attesa e si cerca in tutte le maniere di... le mie mani, no io. Cercano di dare un aiuto a queste signore a diventare mamme. Quando c'è un problemino, quando si può, si cerca di togliere delle cose che non vanno bene e poi queste signore diventano mamme, diciamo così, anche in persone che gli era stato detto da medici che non era possibile. E vabbè, per il medico non era possibile, per qualcuno di lassù sì. Portala, devi trovare un'unità pace, eh?
Silvia, ho detto, l'ho ridetto, l'ho ridetto. Di là non esiste il tempo. A volte ci vuole un po' più tempo, a volte ci vuole un po' meno. Tutti in questa vita commettiamo cose che non vanno bene, perché siamo tutti umani e tutti sbagliamo. E allora poi quando si va di là, forse non si crede che una cosa fatta senza volere l'abbiamo fatta per cattiveria, forse non ci si rende conto. Poi quando andiamo nell'oltre ci viene fatto vedere, ci viene detto, e allora ci vuole tempo per capire se abbiamo sbagliato o no. Però poi si capisce tutto. E poi dopo, quando arrivano tutti. Serena, può darsi che ne venga un altro. Mai dire mai. Difatti non esiste tempo di là. Non c'è l'orologio, non abbiamo fretta di niente. Siamo tutti liberi, siamo tutti nel profumo, perché di là c'è un profumo che qui non c'è. Profumo che c'è di là, qui non l'ho mai sentito. Oh, stasera abbiamo fatto particolarmente tardi, però sono felicissima perché Enrico mi ha fatto fare questa cosa qui col telefonino, e allora la trasmissione non si è mai interrotta. È vero? Confermate che non si è mai interrotta? Oh, meno male. Ti senti più tranquilla, mi fa tanto tanto piacere. Quando avete bisogno, scrivetemi, chiamatemi. Se non ho tempo in un momento, o se a volte non rispondo subito, è perché in quel momento sono occupata, però in genere richiamo, o mando un messaggio, o dico che sono libera, sicché sì, è un momento buio che stiamo attraversando, ma perché dobbiamo capire delle cose. E ce le stanno facendo capire, ma siamo ancora duri, non capiamo ancora. C'è ancora troppa cattiveria, c'è troppa voglia di essere primi, primi in tutto, primi per i soldi, primi per la bellezza, primi. Ma siamo tutti uguali. Quando si va di là abbiamo tutto il solito vestitino. Non c'è le firme, non ci sono chi ha di più, chi ha di meno, di là siamo tutti uguali. E di qua non ci portiamo niente di là. Sicché cerchiamo di essere tutti un pochino, di scendere uno scalino. Di là lo dobbiamo salire, di qua bisogna scenderlo. Tutti, tutti. Perché qui da non avere niente abbiamo avuto troppo e ora non ci accontentiamo mai di niente, e così non va bene. La cattiveria di qua c'è sempre stata, ma ora in questo momento la cattiveria e la violenza che c'è in questo momento. Ma no, perché sennò ho paura poi dopo di dirle troppo grosse, non va bene. Ok, io vi do la buonanotte, e perché ora sono un po' stanca. Spero il prossimo mese di vedervi bene come ora. Mi confermate che è andato tutto bene stasera? Non c'è stato interruzioni? Almeno una persona.
Ciao a tutti, buonanotte.